tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Kenny. Oggi voglio farvi vedere le creazioni che ho fatto ieri usando soltanto la resina trasparente e colorando con i pigmenti perlati che presi da Freak Emporium, questi qui. Praticamente ho usato i pigmenti spennellandoli sugli stampi, quindi tra poco vedremo i casini che ho combinato. Però vorrei farvi vedere anche gli ultimi stampi che mi sono arrivati da AliExpress, che sono sempre dello stesso, sono simili con dimensioni diverse. Ho preso i bracciali, ora vediamo se riesco ad aprirli. Eccoli qua, ho preso questi qui e sono di 4 dimensioni diverse. Poi prossimamente proverò anche quelli. Ora, innanzitutto, allora, su questo qui non ho spennellato nulla perché era resina di scarto avanzata. Ora vediamo come sono venuti. Qui già vedo un mega bollone, anzi due mega bolloni, però è carino. Siccome sono scarti non li ho colorati. Vediamo quelli più piccoli. Sono carini. Gli angioletti poi colorati, magari perlati, secondo me verranno bene. Se questo metodo di spennellare con i pigmenti, lo stampo, viene bene, proverò a fare anche questi. Ho visto la tecnica di spennellare con i pigmenti lo stampo da Gea Creation. Infatti prima io usavo, almeno nella scorsa... nello scorso video ho usato i pigmenti inserendoli all'interno della resina e mischiandoli. Invece questa volta ho spennellato i pigmenti direttamente sullo stampo. Guardate che carino questo. Quindi grazie Gea Creation, non vedrai mai questo video, però io almeno te lo dico. Effettivamente poi mettendo il pigmento direttamente nella resina ci metterebbe, cioè se ne consuma anche troppo. Ok, ora vediamo gli ultimi due grandi. Anche qui è uscito un mega bollone, però è dietro e non si vede. Questi angioletti sono veramente carini. Questo stampo l'ho preso da AliExpress, quindi se volete prenderlo lo trovate lì. E ora vediamo quest'ultimo. È molto carino. Ci sono rimanenze di glitter perché ho usato un bicchiere che avevo già usato con la resina, quindi anziché prenderne di nuovi preferisco usare quelli già sporchi. Poi vediamo questi qui. Qui già si vede che ho colorato con ho spennellato col pigmento sullo stampo. Allora vediamo prima questo qui. È molto carino. Come ciondolo si potrebbe usare. Molto bello. Poi vediamo questo cuore. Carino anche questo. Vediamo se... guardate che carino. Quindi lo spennellare funziona abbastanza bene grazie a Gea Creation, molto belli. Poi l'ultima aletta è questa qui, anche questa sembra carina. Sì, mi piace, si vede il perlato. Ditemi se i commenti, ditemi
ditemi nei commenti se a video il perlato si vede. Poi continuiamo con le alette. Queste se sono venute bene mi piaceranno moltissimo. E voilà. Qui ho usato un azzurro e un verde. L'azzurro si vede poco, il verde un po' di più. Ci piace. Vediamo se il perlato funziona. Sì, è carino. Poi, per ultimo, lascio questo. Vediamo queste cornici e il cabochon. Allora, vediamo prima questa qua grande con le rose. È ancora morbido. Ecco qua. È carino. Molto bello. Qui c'è uno scarto, però si toglie facilmente. Ed ecco qua. Carino. Ora vediamo questo e poi vediamo se inserirci il cabochon. Anche questo è ancora morbido perché l'ho fatto ieri sera. E ora finirò la resina Fill Crystal che sto usando e comincerò la creation di quella che asciuga in 3 ore, insomma. Anche questo è carino, questo mi piace di più, molto bello. Se si vede il perlato. E ora vediamo questo qui che l'ho fatto semplicemente trasparente. Con gli avanzi di glitter che c'erano nel bicchierino. Vediamo se entra qui. Benissimo. E poi vediamo se entra qui. Sì, perfetti. Tra queste due la mia preferita è questa qui. Secondo me è molto carina rispetto a questa. Le rose non mi fanno impazzire. Infatti non ricordavo, avevo messo forse nel carrello, però poi ho dimenticato di toglierlo. Secondo me questa qui è molto carina. Magari inserendo uno stickers o un piccolo mio disegnino potrebbe essere carino. Sì. Poi per ultimo questo qui, sono sempre gli unicorni mamma e figlia, vediamo che cosa ho combinato, qui non so se sono usciti bene però. Voilà, dai, non è venuta malissimo. Qui ho usato lo sfondo, cioè la resina trasparente, però ho colorato gli unicorni con i pigmenti rosa, mentre il cielo, che non è venuto molto scuro, con il pigmento azzurro. Sì, è carino, mi piace. Ora vi faccio vedere tutto insieme ciò che ho creato. Allora, vediamo se riesco a metterli qui vicino, così. Questo lo mettiamo qui. Questo qui. Gli angioletti. Qui. Guardate che carino.
sono molto carini. Questi sono gli ultimi, questo lo togliamo, questo le arette. Ecco qui, queste sono le creazioni, le mie creazioni in resina. Per fortuna Epic Fail non ce ne sono stati. E quindi se vi è piaciuto il video mettete un bel like. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo Epic Fail. Ciao!